noi possiamo, grazie a questo primo rapporto di sistema, avere una chiave di anche metodologica per armonizzare sempre meglio il nostro patrimonio informativo e quindi per conoscere sempre meglio, se possibile, i contorni che si presentano in Italia di una delle questioni chiave del nostro tempo. Certamente in cima alle preoccupazioni internazionali della discussione globale è la questione climatica. Abbiamo visto, e direi le famiglie, i cittadini italiani hanno visto e sperimentato direttamente come questa non sia una questione soltanto globale, non sia soltanto una questione che riguarda l'Africa o i mari artici, ma diventa sempre più chiaramente una questione, quella del cambiamento climatico, che ha delle conseguenze visibili, misurabili, a casa nostra, nel nostro paese. La fotografia che il rapporto ci fornisce, innanzitutto testimonia dell'impegno delle autorità nazionali, regionali, locali e della consapevolezza dei nostri concittadini che ha consentito di fare dei passi in avanti, perché certamente si registrano in tutti i settori di cui il rapporto si occupa dei passi in avanti. E contemporaneamente questa fotografia ci dice che l'allarme non è cessato e che più che mai ci interpella, oltre che sul piano globale, anche sul piano locale, e che i cittadini hanno ben chiaro questo tema e la sua centralità. È importante, io credo, per chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli del Paese, nazionale o locale, per chi ha un ruolo rilevante nella società, nell'economia, è molto importante che ci sia consapevolezza, oltre che dell'allarme, anche dell'enorme opportunità che questi temi rappresentano per l'Italia, per la nostra comunità. Perché dalla green economy, dall'economia circolare, viene una innovazione piuttosto speciale, speciale per tanti motivi, ma io ne ricordo un paio. Primo, perché è un'innovazione che non distrugge posti di lavoro. L'innovazione dell'economia circolare e della green economy può contribuire alla grande, grande sfida del lavoro per il nostro Paese. E l'altro aspetto è che si tratta di un settore in cui l'Italia è molto competitiva. Non ho qui il tempo di ricordare, ma verrà fatto certamente nel corso della mattinata, in quanti dei settori di cui si occupa il rapporto che oggi viene presentato, il mondo dell'impresa, del lavoro, della ricerca, della tecnologia italiani sono all'avanguardia in Europa e talvolta nel mondo. Abbiamo fatto molti passi in avanti sia sui rifiuti che sulla qualità dell'aria, sullo stato delle acque. Chiaramente bisogna fare di più, bisogna fare di più. Sui rifiuti mi preoccupa molto ancora un 25% dei nostri rifiuti indifferenziati che va in discarica, una percentuale troppo alta, non degna di un paese civile. È vero, la raccolta differenziata è aumentata molto, oggi siamo al 52,5%, abbiamo comuni in Italia che raggiungono percentuali fra le migliori in Europa, ahimè abbiamo altri comuni invece che sono molto molto indietro. Allora bisogna continuare a lavorare perché aumenti la raccolta differenziata e diminuisca il ricorso alla discarica. In termini di emissioni, sì, questa volta è il nord più penalizzato che il sud, anche per una questione sia prima di tutto di antropizzazione e poi anche per una questione morfologica. La pianura padana è una delle zone più colpite dalla permanenza delle polveri sottili in Europa, proprio perché è un catino nel quale non circola vento. Lì abbiamo fatto un grande lavoro anche con le regioni interessate, abbiamo presentato un piano in Europa condiviso, i risultati si vedono in termini di riduzione delle polveri sottili, ma non si vedono
in termini di giorni di sforamento. Questo perché? Perché i giorni di sforamento dipendono profondamente dal clima. I cambiamenti climatici ci imporranno di aumentare ancora lo sforzo perché peggiorano la situazione. Tra il non fatto, cosa merita la priorità? La legge sul consumo di suolo, chiamandola in maniera diversa, non più legge sul consumo di suolo, non voglio divieti, chiamiamola legge per la riqualificazione urbana. Cioè bisogna spingere il nostro settore edilizio a investire nelle ristrutturazioni e soprattutto nelle ristrutturazioni energetiche. Consumare il suolo che abbiamo già consumato e non consumare invece suolo ancora vergine. Un'Italia dove la consapevolezza è maturata molto, dove le istituzioni hanno imparato a collaborare, dove ancora troppo c'è da fare, troppo tempo si è perso, dove il pendolo che ha oscillato tra ambientalismo integralista e menefreghismo totale troppo spesso ha fatto delle oscillazioni troppo ampie. Oggi il tema dello sviluppo sostenibile è al centro dell'agenda, auguro, di questo Parlamento, del prossimo Parlamento europeo, certamente delle regioni che ho rappresentato qui. L'ambiente è un'opportunità di sviluppo e è un asset da curare con grande attenzione. E quindi siamo sulla strada giusta, ma il cammino è ancora lungo, se vogliamo sintetizzare.